Buongiorno, e siamo arrivati al 6 dicembre, San Nicola, come dicono a Bari. E a Bari già oggi si festeggia con i regali, con i bambini, perché proprio San Nicola, il protettore della piccola Bari, che viene chiamata, che se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Che cosa dire? Che cosa dire? Intanto, tra un avviso e un altro, il comune, tramite il vice sindaco Daniele Lucendoni, nonché assessore ai servizi sociali, dice: siamo sempre sensibili alle tematiche dei più deboli, e quindi è stato fatto un avviso pubblico per individuare una proposta progettuale per l'accoglienza notturna di persone senza fissa dimora nel territorio di Civitavecchia, visto l'avvicinarsi dell'inverno e del freddo che già si fa sentire. Poi torniamo col solito vizio, quello dei grillini, dei Cozzolini e la sua band, che si vendono la pelle prima di aver catturato l'orso, come si dice normalmente. Qual è il problema? Che Quinta Valle, che è il direttore della ASL Roma 4, dice: la ASL, diretta da me, non ha assunto nessun impegno con il comune, né alcun accordo è con esso intervenuto per la nuova sede a via Pecorelli. E questa è la precisazione del direttore generale Quinta Valle. In merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto di riconfezione dell'area che prevede la realizzazione di edificio da destinare agli uffici della ASL e del giudice di pace. Quindi è il solito vizio. Abbiamo risolto e trovato come sistemare il bike sharing, ma ancora deve uscire bando. Ma nel frattempo le biciclette sono state fermate. E allora, belli, belli del fratello, cioè, fate una cosa, ma prima di scrivere, prima di... fatela! L'avete fatto e ce lo comunicate. Se no ci dite: avremmo intenzione di, ma dopo lo dovete fare, perché qui se parla, un'altra cazzata di quelle facciamo così che poi dopo verrà meglio, ce lo ricorda Megozzi, che dice: la rimozione della statua del bacio, padre di tutti gli errori del Movimento 5 Stelle. Se vi ricordate, l'amministrazione Cozzoli ha detto che non c'erano i soldi e non valeva la pena spendere tutti quei soldi per trattenere la statua del bacio, mettendo in crisi anche quei poveracci di piccoli commercianti, ambulanti o meno che siano, commercianti con sede fissa, che si erano già preparati cartoline, stampe, magliette, con la statua del bacio, perché la gente poi veniva e se andava a fare questa fotografia o se comprava qualche cosa. Dice: questa è stata torta perché al suo posto dovevano andare un altro obiettivo, quindi la situazione della statua con un elemento più rappresentativo della città. Come ormai di loro abitudine, passa il santo, passata la festa, e così nessun'altra opera, e ormai sono 3 anni e mezzo, è stata messa. Ma non è stato manco fatto il bando, per cui finché ci si pensa, ci si ritorna, finché si fa il bando, è ora che qualcuno se ne va, perché è finita la legislatura comunale nel 2019 a metà. Quindi che cosa mai abbiamo risolto? Nulla. Facciamo il Natale, adesso partirà il 7 dicembre, abbiamo fatto le cose giù alla Marina 1, 2, 3, che cosa abbiamo avuto? Solo camioncini e ancora pezzi d'asfalto o dei mattonelle rotte. Questo è il Natale a Civitavecchia. Poi staremo a vedere. Comunque, un'altra cosa che è uscita fuori è che ci sarà domani. C'è stata quindi a Civitavecchia questa assemblea della Fede Balneare del Litorale Nord, e quindi tutti gli operatori sono in assemblea. Sono oltre 100 km di costa da Montalto a Ladispoli, 5 comuni, 50 concessionari, quindi tutto un grande giro di denaro, di soldi, ma anche di occupazione. Poi al Traiano c'è la musica etnica Napoli e Senegal. Che volevamo fare? Questo ci tocca e non è che c'è altro. A Cittadella c'è il Natale diversamente colorato. E vabbè, c'è anche questo. Però io dico: c'è tutto e va tutto bene, dall'altra parte viene allevi, c'è quello, c'è quell'altro, noi c'è Mimico e niente, cioè questo è Natale. La cosa più bella invece,
proprio per far capire il tema dei 5 Stelle, di come si fa, è questa, perché a me questa cosa mi manda in delirio, cioè proprio un delirio. Io ve la leggo e poi ci ragioniamo. Ceccarelli, l'assessore Ceccarelli, ci comunica tramite i social, perché lui non fa comunicati, lo dice solo sui social, che i tempi per l'arrivazione dell'Oriolo, l'acquedotto dell'Oriolo, i tempi si allungano, perché una delle due perdite è parecchio in profondità. Quindi questa l'ho scoperta adesso, perché non è che c'hanno la mappatura quando passa all'acquedotto, a che profondità, e non dico proprio esattamente dove, ma più o meno la profondità. Boh, ha scoperto che è troppo profonda. E quindi l'assessore ai lavori pubblici Ceccarelli ha spiegato che per Piazzale Torraca, dove l'acqua l'hanno vista un giorno su 300, 313, anzi perché siamo a 6, quindi c'è 316, ci dice che si sta valutando l'idea di concedere in comodato d'uso l'area centrale per l'installazione dei serbatoi, cioè al posto della piazza e del monumento, nella piazza ci mettiamo il serbatoio. E fin qui già è una grande cazzata, perché sul serbatoio sistemano da qualche parte. La cosa ancora più grave è che questo ci dice: abbiamo recuperato qualcosa dal Medio Tirreno, poi utilizziamo la zona bassa della città, quindi spostamenti di acqua, saracinesche che s'aprono, che si chiudono, ma l'acqua non viene mai. Poi dice: stiamo valutando la possibilità di concedere alla superficie dell'Aiuole, quella al centro del piazzale Torraca, in comodato d'uso per installare dei serbatoi autoclave a spese dei cittadini. Lì mortacci vostra. Cioè, non solo gli dai l'acqua, non solo deve pagare la bolletta, se lo deve pure pagare il serbatoio. Oh, ma qui siamo alla fantascienza. Noi daremo questa possibilità, hai capito? In modo che poi una pompa possa mandare acqua agli appartamenti e compensare la bassa pressione. Ma se tu gli mandi l'acqua, ce l'hanno il serbatoio. Ogni casa ce l'ha, c'ha il suo autoclave, mandagli l'acqua. Famo un monumento al serbatoio all'esterno, va a capire l'igiene e tutto quanto, e poi se lo devono pure pagare. Famo un altro scavo, un'altra pompa, ma non è più semplice mandare l'acqua. Cioè, è un firme, io questo, io ci penso la notte, io credo, non è possibile, penso un cervello normale non avrebbe avuto questa grande idea, ovviamente. Cioè, questo è ovvio. E poi, prima di chiudere con lo sport, torniamo sul discorso di Fiumaretta, anche qui siamo alle comiche, SGR, grande albergo di qua di là, ma quella zona non sembra più andare bene, si farà da un'altra parte. Però dice Cozzolino, alla conferenza dei servizi di Po' di convergenza turistico, oltre a valorizzare in maniera significativa il patrimonio in disuso in città, avrà un impatto migliorativo rispetto a stata d'accoglienza. Ma lì mortacci, qui 4 anni e niente. 4 anni di niente, mo valorizziamo. Che valorizziamo? A Fiumaretta. Questo è il commento del sindaco. L'amministrazione dell'ambito della conferenza ha chiesto un aggiornamento del tavolo in seguito alle modifiche che il progetto dovrà subire. Quindi 3 anni per capire che è una cazzata, adesso facciamo un progetto diverso, ne passeranno un altro i 12, mo vediamo un po'. Abbiamo già condiviso, dice, con l'autorità del porto alcune modifiche, oltre ad aumentare gli spazi destinati agli automezzi, quindi ho capito che c'è di nuovo. Vedo un incremento degli spazi che sono destinati al Welcome Center, del quale questa amministrazione ha intenzione di implementare una serie di azioni atto a promuovere la città di Cerchia e il suo comprensorio. Cioè, tutto un grande progetto, SGR, gli alberghi di qua e di là, ci famo il deposito dell'autobus. E metteremo qualche stand per dire Civitavecchia, questo è il volantino. Io capisco questo, non capisco dov'è il grande lavoro. Un'opera si inserisce perfettamente nella visione delle politiche di sviluppo della città, ossia abbandono del modello del monosviluppo industriale, e facciamo questa cosa per il turismo. Un entry point di caratura internazionale, ma parlate come magnate, cioè io buh. Vabbè. Comunque, ancora sul porto e sul discorso ambientale e sui fumi del porto, il consigliere Floccari. Allora, caro Floccari, ma guardi la puntata nostra del TG, legge del giornale nostro di venerdì. Al porto, la banchina elettrificata, nulla può mettere perché non ce l'ha nessuna nave. Mettetevi in testa, compratevi un bel trenino, io dico Lima perché ai tempi miei c'era la Lima, che era elettrico, montate il plastico e fatelo funzionare. Questo serve,
l'elettrificazione del trenino, ma quella della banchina non si può fare perché non lo fa nessuno nel mondo. E anche là mettere l'altro carburante, l'altro propellente, quello che ti pare a te. Dovete controllare che navi arrivano, qui vi stanno a fregare le navi buone, vi mandano le carrette per fare il collegamento con la Sardegna e ancora voi state a pensare dei fumi del porto. La nave dell'80 farà i fumi, c'ha la struttura di una nave di 40 anni fa. Forse c'ha più ferro, perché era stata fatta con una lamiera un po' più ciotta, come si dice a Civitavecchia, ma di sicuro il motore sbuffa. Allora, questo dovete controllare, non se viene elettrificata la banchina, dovete controllare che il naviglio che fa almeno la tratta quotidiana, giornaliera, abbia certe caratteristiche, perché il naviglio che c'è, cioè la nave mercantile che capita qui una volta e non si sa più se torna, dovete decidere, volete il lavoro o volete il fumo? Però se dovete controllare i fumi, cominciate a controllare quello degli autobus, della gente che viene qui non da un soldo, che è quella della crociera che va a Roma e inquina. Quindi prima di tutto guardate quello. Ed è questi NCC che vengono da tutta Italia a lavorare a Civitavecchia e vengono a portare inquinamento a Civitavecchia. Questo è tutto, chiudiamo questo TG con l'intervista a Germano Ferri, che è il segretario del PD locale. Dottor Germano Ferri, che oltre ad essere uno stimato professionista, è anche, buon per lui o ahimè, non lo so, questo lo vedremo poi col tempo, il segretario del Partito Democratico a Civitavecchia dal 16 di ottobre. Quindi questa è la chiosa, è la prima volta che lo intervistiamo nei nostri studi e quindi cominciamo a capire in questi quasi 2 mesi da segretario come ha trovato il partito e che cosa state facendo. Allora, buonasera a tutti e ringrazio per essere qui oggi. È sicuramente una grande opportunità per me poter avere questo spazio per poter parlare. E, come ho trovato il partito? Il partito l'ho trovato sicuramente diviso, questo è importante dirlo perché purtroppo è così. Sapevo di andare incontro ad una grande sfida, però l'ho accettata con grande piacere, con grande forza di volontà, perché comunque credo in questo partito e è stato il mio primo e unico partito, credo questo sia importante, l'ho ripetuto più volte, quindi ho voglia di fare, ho voglia di migliorare, di dare tanto a questo partito e quindi insomma vediamo cosa si riuscirà a fare. Per il momento stiamo appunto, il mio principale obiettivo è quello di unire il partito, proprio per questo motivo stasera abbiamo un incontro con la minoranza al fine di trovare un punto di accordo, un punto di unione per poter viaggiare tutti quanti sullo stesso obiettivo. In quanto, come spesso ripeto, da soli non si va da nessuna parte e per le prossime elezioni sicuramente si dovrà andare insieme, ma insieme anche con tutte le forze democratiche di centrosinistra. Questo auspica grasso, che giusto appunto in questi giorni ha detto io ci sono, quindi, e stanno cercando di stringersi alla vostra sinistra. Poi ci siete voi, qui a Grasso Civi. notoriamente di destra, No, però. grasso quello vero, Sì, no, ho fatto la battuta. certo. Anche se anche di là si stanno cercando di No, unire, perché? di fare situazioni, vari. Sì, ma è quello che si deve fare. Personaggi che cercano di proporsi, abbiamo parlato ieri anche con D'Angelo che ha detto insomma io vorrei unire, prima di parlare delle persone parlerei finalmente dei programmi, vabbè comunque diciamo questa è un po' la situazione. Sì. Al vostro interno c'è il problema Feoli, c'è il problema della minoranza, se il problema è Allora, quello. domanda scoma, no, a parte gli scherzi. Allora, innanzitutto c'è da dire che Claudia non è sicuramente un problema, anzi, il Partito Democratico è bello proprio perché, Dice la parola, democratico. sì, è bello proprio perché ognuno può esprimere le proprie opinioni e diciamo che un valore del nostro partito è quello della pluralità. E la pluralità però vista in senso positivo, dove lo scambio di idee, dove la condivisione di idee sono il valore aggiunto che ci contraddistingue agli altri partiti, dove la democrazia si fa o con i click
o con imposizioni imposte dall'alto, ecco, questo sicuramente è importante. Quindi Claudia dice la sua, fa bene a dire la sua e sono contento che lei dica la sua, però una cosa che dobbiamo dire, comunque, lei non rappresenta la minoranza, lei è una voce della minoranza e quindi All'interno del esprime direttivo, all'interno del direttivo, certo, e però insomma ci sono altre figure, sono ben 12 certo. figure della minoranza del direttivo, 18 in maggioranza, 12 in minoranza. Ricordiamone qualcuna della minoranza. Ce ne sono tante, a partire da Manuel Magliani, Rita Busato, Piero Alessi, quindi così. E, diciamo che comunque una cosa, io ci tengo, scusate se mi... Siamo qua apposta. A me non mi piace però la caratterizzazione maggioranza e minoranza, perché, boh, secondo me Perché è un dobbiamo... partito unico, quindi dovrebbe essere Esatto, idee diverse, ma poi alla fine. dobbiamo superarla questa cosa, perché se continuiamo ancora a parlare maggioranza, minoranza, non andiamo da nessuna parte. Bisogna cominciare a parlare come Partito Democratico e capire una cosa importante, che i nemici, se poi proprio così vogliamo parlare, perché alla fine stiamo a parlare di politica, e non è che è una guerra, e comunque i nemici stanno al di fuori del partito, non dentro il partito. Se continuiamo a fare maggioranza e minoranza non andiamo da nessuna parte. Questo è il mio obiettivo, questo è il più grande, cioè questo è il mio mandato fondamentalmente, quello Certo. che devo fare, devo unire questo partito. Bene, adesso parliamo invece dell'iniziativa dei banchetti, che so che è andata abbastanza bene. Sì, è Quindi. stata, beh, ecco, sempre per parlare di democrazia. E è bello che il Partito Democratico faccia, sembra che sto facendo uno spot elettorale, però alla fine Vabbè, è ci quello dobbiamo abituare, adesso che entriamo nel clima, è. E no, è bello quindi. che il Partito Democratico faccia questo, perché noi stiamo tra la gente, con la gente, ad ascoltare la E gente. quindi avete Sì. fatto un questionario per Che chiedere. era, esatto, l'iniziativa si chiamava Se fossi tu, e praticamente questa iniziativa voleva chiedere alla gente, alla popolazione, cosa avrebbe fatto nel caso in cui fosse stata al Consiglio regionale, e comunque chiedeva delle opinioni relativamente al governo regionale e nazionale. Quindi è sicuramente un Molto punto di ascolto bello. importante. Diciamo che noi Posso come ci... chiedere di duplicarlo per Natale? Però. Assolutamente. Invece che parlare del regionale, dice, se fossi tu al posto del sindaco, Questa è oppure come lo una... vedi il sindaco? Nel senso bellissima idea. perché io giro per Civitavecchia e vedo sempre cose peggiori di qua e di là, adesso la diatriba. Oggi ho assistito a un consiglio comunale molto fumoso, si parlava delle navi, dei fumi, dell'elettrificazione dei banchini, ancora con Benditto che insiste, il sindaco Zollino, cioè gli unici che ancora parlano di elettrificazione delle banchine. Sono state bocciate in tutto il mondo. Quelle con la nuova generazione di propulsore, ok, non sanno, perché non lo sanno, non lo sapevano, io ho girato io un post, che da gennaio la Tirrenia mette qui due carrette dei 40 anni a fare Sì. il collegamento con Cagliari. Quindi che elettrificazione, che no. Cioè, se non si muovono prima per capire, mettete qui qualche nave decente che vada bene per tutti, ci sarà, poi c'è il traffico, quindi stiamo parlando, c'è gente che ragiona su del nulla, mentre poi non è stato approvato il discorso di fare lo sconto sull'acqua, che forse è un po' più reale. Ecco, quindi chiedere al popolo Civitavecchiese, Esattamente. Allora, volete voi? c'è da dire una cosa, e da quando sono stato eletto, la mia presidenza ha basato molto il suo essere sull'ascolto del cittadino. Noi abbiamo fatto il banchetto Se fossi tu, ma prima di questo banchetto noi abbiamo fatto tre iniziative in piazza di volantinaggio, due delle quali appunto di ascolto sull'attuale amministrazione comunale. Ed è stato bello perché abbiamo comunque trovato una risposta a livello cittadino dove la gente abbiamo visto che è stanca di quello che sta accadendo. Certo. E tra l'altro, se posso permettermi, una cosa positiva che ho visto per il partito è che abbiamo riaperto quattro date di tesseramento e c'è stata tanta gente che è venuta a tesserarsi, tra cui tanti ragazzi, indipendentemente dagli Post eventi elezione, post ecco, elezione, quindi questa è la cosa indipendentemente, più bella, esatto, ecco, certo. dalle necessità di numeri o meno. Quindi Certo. questo significa che, tra l'altro, tanti ragazzi mi stanno scrivendo su Facebook chiedendo di iscriversi, e questo è bello perché evidentemente diamo voce a delle aspettative della cittadinanza. Vorrei un attimino parlare di quello che hai appena detto. Sicuramente l'attuale amministrazione
Vuoi un po' per impreparazione, vuoi un po' perché vuole buttare un po' di fumo negli occhi Io la chiamo della... paraculismo perché Sì, l'impreparazione fai... c'è nel primo anno, dopodiché se non sei preparato te Butta un po' ne vai, di fumo negli occhi, diciamo oppure ti che prepari, insomma, 12 la mesi di questione studio penso che delle banchine basta, no? elettrificate è veramente parlare dei massimi sistemi della componente portuale, perché come sappiamo ad oggi le navi che vengono a Civitavecchia nessuna è predisposta Ma nel per... mondo non esistono, cioè, ed è un discorso bocciato a livello Esatto. mondiale, quindi se noi spendiamo, Ma non non so, è che dobbiamo spendere, 10.000 euro per fare il Consiglio Comunale di Cazzate, cioè, mi sembra meglio non Il farlo. problema è Cioè, che non si potrebbe ipoteticamente pure fare l'elettrificazione delle banchine, il fatto è che le navi non sono predisposte, quindi non ti attraccano più a Civitavecchia, magari quindi. piuttosto dire che spendere quei soldi per modificare la nave faccio una struttura a Fiumicino e faccio partire da là per dire, una struttura mobile, questa è una stupidaggine, però è così, bisognerebbe cominciare piuttosto a verificare che le navi che vengono a Civitavecchia hanno il combustibile a basso tenore di zolfo per dire, bisognerebbe cominciare a fare... Queste centraline a Civitavecchia, vogliamo pubblicare i dati reali? Tante cose che si possono fare, invece di stare a parlare Cioè abbiamo la di migliore area del Lazio, io non oso immaginare cosa ci sia nelle altre parti, considerando che questa mi sembra abbastanza poco salubre, Sì. Comunque quindi. io tempo fa scrissi un articolo proprio sull'inquinamento a Civitavecchia, noi siamo la terza città in Italia per frequenze di tumore al polmone, una cosa a cui tengo particolarmente come medico, a Civitavecchia gente muore e questi vanno nell'elettrificazione Certo. Che delle banchine. non si può fare, che è una cosa stupida, perché Sì. il traffico più grosso sono i trasporti dentro la città, gli NCC e tutto il resto, Assolutamente. quindi lì dovrebbero battersi sul porto. Le navi sono Assolutamente. 50, Tutto il traffico dei mezzi pesanti che passa per il centro della città anziché farlo ma veicolare all'esterno. il nostro comandante generale Cucumile ha altre cose a cui pensare, per cui evidentemente questo è. Il tempo lì ci dice abbiamo già quasi finito. Sforiamo un pochettino perché noi abbiamo titolato col numero di questa settimana Febbre delle elezioni regionali. Noi ci siamo visti a un conviviale dove c'era sia Marco Vincenzi che Marietta Sì. Didei, i due non si sono espressi, però diciamo che tutti li danno come favoriti e vincenti per la corsa alle regionali. Sì, diciamo che io parlo per l'onorevole Tidei, che è il Tutti e due sono candidato. messi a disposizione del partito, perché funziona Esattamente. così. Però Però diciamo che l'onorevole Didei dovrebbe Tidei, rappresentare la la parte Marietta, nostra. esatto, Marietta è il candidato del territorio e io come Partito Democratico, ovviamente io rappresento il Partito Democratico, sono il segretario di tutti e quindi e diciamo che sosterrò qualsiasi candidatura si presenti a livello locale, però è pur vero che Marietta Didei è stata una persona che ha fatto tanto per il territorio, ha fatto tanto a livello nazionale. Tra l'altro lei con l'OSCE a livello internazionale è stato riconosciuto il suo lavoro, quindi è una persona estremamente in gamba, a cui auguro il meglio e auspico che qualsiasi sia la sua strada, e alla Camera o alla componente regionale, perché ancora di fatto non si è espressa, e possa avere ottimi risultati, insomma. Che lei sappia il partito quando si esprime, perché poi è il partito che dovrebbe dare le indicazioni. Dicono A che si breve. vota a marzo, Sì, siamo si in vota a marzo, dicembre. ma a breve, insomma, diciamo così, Prima di Natale avremo questo già che è stata regalo. fatta una cena venerdì, ecco, Quindi. questo sicuramente la dice lunga. Però, insomma, Marietta ha tutte le carte per poter arrivare, ecco, questo sicuramente. Allora, invece l'ultimo minuto lo spenderei per conoscere l'uomo germano, che è un affermato medico, Fermato, grazie. che ha già pronte le valigie per andare a fare una missione all'estero, che vorrebbe partecipare anche come discorso da medico militare a qualche Esattamente. missione, quindi insomma mi pare che anche questa è la novità, cioè non il politico che c'ha posto fisso, ma il politico che vuole, avendo già una sua vita, vuole comunque rimettersi in gioco in un altro settore. Assolutamente. No, qua c'è da fare una premessa. Io sono cresciuto a casa con i miei genitori che mi hanno sempre insegnato che la politica è la migliore arte per servire la popolazione. Sono cresciuto nell'associazionismo in cui il motto della mia associazione è We Serve, appunto, noi serviamo, e personalmente credo che la politica debba aiutare la gente. È per questo che io non mi interesso, non mi piacciono tutti questi scontri, questi dissidi. Ogni 2 o 3 sui giornali trovo parti del mio partito che attaccano per tecnicismi. Bisogna cominciare a parlare di quello che serve alla gente. E parlando di Germano Ferri, sì, sono un ragazzo che si è appena laureato in medicina e ho
cioè, ci credo fortemente in quello che faccio. Il 30 dicembre partirò per l'Africa. Andrò a fare 20 giorni di volontariato nei campi profughi del deserto del Sahara, dove c'è il popolo Sahrawi che è stato cacciato con la forza dal Marocco. Loro sono in guerra civile, è sicuramente pericoloso, però insomma, che abbiamo studiato a fare. E poi, insomma, ho fatto la richiesta per entrare nel corpo militare della Croce Rossa, infatti vedremo come alcune parti del partito accetteranno questa cosa. Un militare alla segreteria del partito. E no, mi piacerebbe andare a fare qualche missione all'estero, tra cui in Iraq, dove per esempio la Croce Rossa militare è attiva, o quello che, insomma, come penseranno di utilizzarmi, ecco, questo è importante. Quindi, la diversità dov'è? È che la gente pensa di fare l'ultimo dell'anno da qualche parte del mondo e invece lui parte per andare in missione. Quindi questo mi Esatto, sembra farò già l'ultimo nell'anno dei campi profughi. come chiarire bene il discorso di come programmarsi la vita. Poi per quanto riguarda il PD aspettiamo questi banchetti natalizi. Sì, Ok? Promessi allora, eh? va Allora, bene. buonanotte a tutti. Ecco, Arrivederci. questo è veramente tutto. Appuntamento a domani mattina. Buongiorno.